Bene, ben ritrovati a tutti gli appassionati per quest'altra puntata. Approfitto subito dello spazio concessomi da Offside dall'amico Carlo Palotti per dirvi che giovedì prossimo, quindi nelle edicole, uscirà Pisa Associazione Dilettanti Amatori Pisani. Siamo stati fermi per un periodo di tempo, adesso si riprova con questo giornale mensile. Lo potrete trovare nelle edicole della stazione, in banchi, Piazza Giusti, Bani di Nerone, Pontasserchio, Riglione e anche l'edicola di Ospitaletto e Portammare. Chiusa questa parentesi, facciamo subito il punto sulle categorie. In prima categoria il Portapiagge torna dalla trasferta di San Pietro in Palazzi con uno 0-0. Un risultato un po' scialbo, magari la squadra rossoblu poteva conquistare i 3 punti sul campo di un Palazzi che occupa la penultima posizione, ma l'attacco non è stato in gran forma, Ivone, Leoncini e Lenzi non hanno trovato lo spunto per portare a casa i 3 punti. Un punto solo dunque per il Portapiagge che si attesta a metà classifica a quota 5. Perde in casa il Calci 1-3 contro il Cenaia, Cenaia una delle grandi favorite, una corazzata di questo campionato che non a caso occupa la prima posizione insieme all'Atletico Piombino con 12 punti, insomma il Cenaia a punteggio pieno, una sconfitta che per il Calci ci può stare. La squadra di Mister Taccori dopo 9 minuti è andata in vantaggio col solito Bulgarne, ha sognato l'impresa, ma sono bastati 3 minuti al Cenaia per recuperare la situazione con Pardini. Poi è andato in vantaggio come acquisto Precisi e nella ripresa è arrivato anche la terza rete di Fiocco. Un Calci che comunque ha disputato una buona partita, oltre a Bulgarne anche Borghini in difesa e anche i testi per l'impegno hanno offerto una buona prestazione. Il Calci adesso è a quota 4, insomma la dimensione del Calci è quella di ottenere la salvezza, per cui diciamo che siamo in linea con le attese. In seconda categoria invece abbiamo registrato 3 risultati per 4-0 che riguardano le pisane. Partiamo dalla nota dolente, il 4-0 subito dall'Aquila Metato a Buti sul campo della Butese, un campo tradizionalmente ostico e difficile nel quale l'Aquila Metato purtroppo è andata subito in svantaggio e poi ha preso altre 3 reti. La squadra di Chelotti non ha giocato bene, c'è da dire a parziale scusante che mancavano alcuni giocatori di un certo peso e dunque il 4-0 si può giustificare così, anche se per l'organico che ha questa squadra può ambire senz'altro ai playoff, per cui speriamo che l'Aquila Metato si riprenda rapidamente. Gli altri 2-4-0 invece sono note liete, anche se il 4-0 inflitto dalla scintilla dell'Atletico Tirrenia è stato un derby, per cui insomma, per l'Atletico Tirrenia c'è poco da essere allegri. Un 4-0 inatteso perché la squadra di Mister Tocchini ha iniziato bene la stagione con 2 vittorie e poi sono arrivate 2 sconfitte, una interna col Fate Seperignano e una ieri contro la Scintilla. Un risultato pesante e probabilmente merito anche e soprattutto della Scintilla Pisa Este che si conferma squadra da battere perché dice così anche la classifica. La Scintilla Pisa Este ha 10 punti insieme all'Orlando e gioca bene a pallone. Ha fatto 4 reti a Livorno, si è ripetuta ieri con altre 4 reti, insomma 8 reti in una settimana vuol dire che la squadra gioca, non si può segnare 8 volte per caso. Reti di Nardi, Cipolli, capocannoniere del calcio pisano sino a questo momento con 5 reti. Marini, molto bravo, ottima prestazione la sua insieme a Secchi. E Ferrari subentrato nella ripresa. Insomma una scintilla che brilla e che Mister Macelloni alla sua quarta stagione sta portando avanti nel migliore dei modi.
altra squadra che ha vinto 4-0 è il Dezzano, un 4-0 con un peso specifico minore, dato che giocava con Real Nuova Corea, fanalino di coda con un punto, ma comunque Dezzano in forma. Doppietta del centravanti Buonocore, che ha segnato i primi due gol. Terza rete di Matteo Apolloni, juniores proveniente dal Pisa Sporting Club, quindi una bella soddisfazione per Matteo. E quarto sigillo finale del subentrato Semeraro, subentrato proprio ad Apolloni. La squadra di Noccioli e Sorrentino sta facendo bene e guarda caso il calendario regala domenica il gran derby Ghezzano Scintilla Pisa Est. Sconfitta per 3-1 invece per il Pattiana sul campo dell'Orlando a Livorno, l'Orlando primo in classifica insieme alla Scintilla, per cui niente da preoccuparsi per Cartei, la sua squadra giovane deve continuare a giocare con determinazione e a impegnarsi perché la salvezza è a portata di mano. Passando invece alla terza categoria, abbiamo in testa a punteggio pieno la Gazzella che si è imposta 5-0 sul campo del Porta Nuova, con doppietta di Vivaldi, sempre lui, rete di Belleggia e Puzzo. Queste le cinque reti della Gazzella, che quindi comanda solitaria la classifica di terza categoria. Al secondo posto troviamo il Becchiano, che si è imposto per 3-0 in casa del Castel del Bosco, doppietta di Donati, ancora lui, e al terzo posto sempre a quota 7, troviamo il Gello che si è imposto 4-2 alla Tignano. Bel successo del Migliarino che ha vinto 3-2 col Fornacette Casarosa, pareggio incolore tra Filettole e Aurora, termine a 0-0, Filettole sempre ultimo, ma ci vorrà poco tempo per la risalita. Prima vittoria del San Sisto che con una rete di De Troia supera la Cella per 1-0. E rotondo successo invece dell'Acciaiolo che liquida 3-0 il Sanfrediano. Da segnalare le ultime due partite, la Lorenzana che ha battuto 2-0 il Trettore di Terricciola e si conferma squadra che può dire la sua in questo campionato, mentre la Bellani è caduta a Soriana, ha perso 2-1 e insomma le ambizioni della Bellani hanno bisogno di nuova linfa per fare un bel campionato. Questo è tutto, vi ringrazio anche questa volta e ci ritroviamo alla prossima puntata. Arrivederci.